una doppia rotatoria al posto di altrettanti incroci pericolosi e niente affatto utili per lo scorrimento del traffico. Dopo anni di attesa e di progettazione, gli aretini diranno addio all'attuale viabilità di Chiani. Con un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro, ecco che l'amministrazione comunale, in accordo con privati proprietari dei terreni dove sorgerà la nuova infrastruttura viaria, ha dato il via al cantiere che rimarrà aperto per un anno. Molti anni di progettazione, tanto per incominciare un'opera che viene da lontano, questo qui è il risultato di anni e anni di lavoro. Finalmente verranno eliminati i punti di collisione, quindi la pericolosità sia nell'intersezione di Ponte Chiani sia nell'innesto sul raccordo autostradale per la via provinciale che porta verso le Poggiole. Saranno 12 mesi di lavoro intenso, però sicuramente alla fine avremo un grande risultato e una diminuzione forte di rischio per gli automobilisti. Una doppia rotatoria, una in corrispondenza del ponte e un'altra in corrispondenza appunto dell'intersezione che dicevo prima tra la provinciale, il raccordo autostradale e il nuovo supermercato che è nato pochi mesi fa qui a Chiani. In effetti tra poco dovrebbe partire tutta la nuova viabilità della Lebole, nella quale appunto è prevista una grande rotatoria di intersezione con le nuove realtà commerciali e la sostituzione di uno dei due semafori, forse tutti e due, uno a carico del comune e uno a carico degli investitori, in luogo dei semafori con due piccole rotatorie. Ma a parte questo, vorrei sottolineare come questo lavoro, che ha richiesto effettivamente un lungo periodo di progettazione, elimina due punti di grande conflitto nella nostra viabilità, diciamo, ai limiti dell'extraurbano, soprattutto quello che riguarda il trivio strada diciamo per San Giuliano, strada per Pescaiola e innesto sul raccordo autostradale, che essendo un incrocio a tre era molto pericoloso, ma anche l'altro, quello accanto al ponte sulla Chiana, che ha dato anche in passato una elevata incidentalità. Quindi si va a migliorare complessivamente i percorsi di avvicinamento e allontanamento dalla città. Non soltanto, c'è anche la parte di perequazione urbanistica che il privato proprietario dei terreni sui quali oggi sorge il centro commerciale ha messo a disposizione. È un progetto che viene da lontano questo, e quindi la perequazione era stata stabilita in 300.000 euro, che quindi sono riferibili alla parte privata.